Nuova associazione di promozione sociale qui sul territorio di Albanella denominata Cambiamenti. Quest'oggi sono in compagnia di parte del consiglio direttivo e con la presidente e coordinatrice dell'associazione, Rossella Vairo. Benvenuti qui nei nostri studi. Grazie a voi. Bene, da dove nasce l'idea di Cambiamenti? L'idea nasce da tanto tempo, la verità, solo che si è, diciamo, concretizzata solo ad agosto. È nata soprattutto da ragazzi del territorio, dove volevano darsi voce dietro un'associazione. Perché dietro un'associazione? Perché, diciamo, l'abbiamo appunto chiamata Cambiamenti per vedere se tutte queste associazioni inerenti sul territorio si possono anche aggregare a noi e fare qualcosa insieme a loro. Nasce soprattutto a livello sociale, vogliamo colpire soprattutto la fascia più debole, quindi anziani, bambini e, perché no, giovani che hanno una forza in più, secondo me, su questo settore. Soprattutto ragazzi che hanno voglia di cambiare qualcosa e soprattutto le menti. Penso che i giovani hanno una marcia in più. Io ero sempre titubante a farla perché è un po' il ruolo che occupavo e quindi ho avuto un po' di tempo per dare una risposta a questi ragazzi. Loro mi hanno voluto a gran voce come presidente di questa associazione, ne sono fiera, ne andrò fiera e dico loro di non arrenderci soprattutto mai. Non è una facciata la nostra associazione, ma è veramente un'associazione dove vuole dare impulso al territorio. Abbiamo anche iniziato a fare delle iniziative dove portiamo, diciamo, un sorriso in più ai bambini, quindi l'allegria. Abbiamo creato dei gadget per spingere i bambini al gioco. La prima cosa che abbiamo fatto sul territorio, ci siamo presentati proprio in quel primo giorno dove noi abbiamo concretizzato lo statuto, il 6 agosto, e abbiamo iniziato la nostra attività già nella festa delle bontà di Bufale. Perché abbiamo scelto quel luogo? Perché in quell'occasione si valorizzava il territorio e la gastronomia del territorio, nonché la mozzarella e la filiera bufalina. Poi abbiamo invitato un cuoco delle nostre zone e coinvolgendo anche l'alberghiero che è sul nostro territorio, e di qui abbiamo iniziato piano piano a far conoscere la gastronomia e di cosa dalla filiera bufalina può nascere anche una cosa bella per il territorio. Poi abbiamo partecipato proprio l'altro giorno a Bosco Incantato, dove ci siamo presentati. Diciamo che siamo ancora in pochi. Naturalmente, se non ci mettiamo in gioco sul territorio, nessuno ci può conoscere. Spero che i ragazzi, che per me, io sono la presidente, ma la mia voce, vi dico che sono loro. Io punto molto su di loro e ognuno di loro ha una caratteristica, ognuno di loro ha un obiettivo in questa associazione, e gli eventi forse sono tanti che vorremmo portare sul territorio. Anche, vi ripeto, conoscendo anche alcuni settori, come ad esempio la violenza sulle donne, il bullismo nelle scuole, vorremmo piano piano entrare anche nelle scuole. È un obiettivo abbastanza difficile e delicato, anche perché molte volte le persone non si espongono, ma credetemi, i problemi sul territorio sono tanti. E noi come associazione vorremmo, naturalmente sempre nel rispetto della privacy di ogni persona, vorremmo dedicare un posto in più a queste persone, quindi un punto di riferimento, semmai anche per parlare, tipo un consultorio dove le persone possono venire nella privacy assoluta. Vogliamo anche valorizzare lo sport, ma soprattutto coinvolgere i bambini e, perché no, anche gli anziani. Le iniziative sono tante, io sono sempre nel rispetto anche delle altre associazioni, quindi creare anche un rapporto con loro, fare delle cose insieme, creare un'associazione con tutti. Perché la cosa bella è quando c'è il gruppo e far vedere che il nostro territorio non è un territorio che sta lì a guardare gli altri, ma a fare di più. Con Cambiamenti, quanti hanno già aderito? Allora, hanno aderito fino ad ora 10 persone, perché, diciamo, vi ripeto, è un mese che è nuova. Poi sono sempre della cosa, finché mettiamoci in gioco, facciamo vedere cosa facciamo,
e sperando che aderiscono. Io, il mio appello è soprattutto per i ragazzi, non solo ragazzi di Albanella, di Matinella, ma tutto il territorio. Noi siamo sempre al lavoro, da quando abbiamo iniziato siamo sempre a promuovere idee. Le nostre riunioni sono aperte a tutti, non sono riunioni dove ci dobbiamo chiudere in una stanza, no, siamo aperti a tutti. La prima cosa che farete per cambiare il territorio, il primo obiettivo? Il primo obiettivo è quello di, a parte i bambini, di andare a colpire la fascia dei nonni, perché i nonni per me personalmente, penso anche per loro, sono la cosa più importante che ogni bambino ha. E quindi deve anche portarlo a rilevanza importante e farlo capire sul territorio, perché i nonni sono la cosa più preziosa che abbiamo. E quando poi non ci sono più, anche crescere, anche fare un gioco con loro, per noi è importante. Ogni persona che ha aderito ha un suo compito e quindi l'associazione racchiude varie figure specialistiche. Infatti con noi, come dicevo già all'inizio del nostro incontro, qui con me c'è Maria Teresa Cammarano, che è vicepresidente dell'associazione ed è psicologa nella vita. Poi abbiamo Valentina D'Angelo, che è un'educatrice nel consiglio direttivo, e poi abbiamo Vincenzo Frunzo, che è il tesoriere di Cambiamenti, che è commerciante. Quindi abbiamo toccato un po' tutti i settori della società. Voglio anche nominare Diego Lamberti, che in questo momento per problemi di lavoro non è potuto essere qui, ed è il segretario dell'associazione. Voglio spendere due parole anche per lui, perché diciamo che è stato il primo promotore insieme a Vincenzo. Io con Diego ho un rapporto particolare, perché è nato dal purtroppo da un lutto che gli ha colpito, che è del fratello, perché lui aveva questa forza di credere nelle cose che faceva il fratello. Difatti insieme a lui, quando ero assessore al comune, abbiamo sempre battagliato, così tra virgolette, nel campo sportivo per poterlo nominare al fratello. Alla fine ce l'abbiamo fatta e da qui è nata veramente questa voglia. Poi ho conosciuto Vincenzo e lui è così, ma tra virgolette la forza che ogni tanto mi dà nei miei scoraggiamenti, lo posso dire. Poi Valentina, che la conosco da un sacco di tempo, Maria Teresa l'ho conosciuta da poco, però anche lei ha delle idee bellissime. Quindi diciamo che abbiamo un direttivo abbastanza forte e ognuno di loro ha anche delle storie dietro dove poterle comunque mettere in atto nella nostra associazione. Come fare per poter aderire all'associazione e dove è possibile incontrarvi? Allora, noi per ora ci appoggiamo all'oratorio a Matinella da Don Carlo, la Chiesa Nuova, dove lì tutte le volte che ci sarà una riunione noi la metteremo sul nostro Facebook, perché ancora non abbiamo il sito. Niente, con una semplice iscrizione con privacy e carta d'identità e codice fiscale si può aderire con un piccolo contributo della tessera di 10 euro. E niente, siamo lì, quando ogni volta che c'è, ripeto, una riunione noi la metteremo su Facebook. Quindi ricordiamo un attimo anche la pagina Facebook, diamo il nome esatto. L'associazione Cambiamenti, su Facebook abbiamo un albero dove ci sono tante mani messe insieme, tante mani colorate, tipo un albero della vita, e questo anche è un'impronta che deve dare sul territorio, perché siamo, diciamo, pieni di colori e quindi aperti, ripeto, a tutti. E forse l'albero della vita è quello che ci deve sempre tenere forti tutti quanti insieme, perché la vita è una sola, è al di là delle associazioni, al di là di tutto, e quindi creare veramente qualcosa di bello, di importante sul nostro territorio. Vi ricordo quindi di aderire a Cambiamenti, associazione di promozione sociale qui nel comune di Albanella. Io vi saluto e vi invito ad aderire all'associazione.